Pace e bene a tutti voi, fratelli e sorelle, anche a tutti quelli che sono a casa. Penso soprattutto a loro, perché non hanno la possibilità tante volte di uscire, di andare fuori, e tanti vivono nella solitudine, nel silenzio. E, è bello vivere nella solitudine un giorno, due giorni, ma poi quando ci sono mesi, anni, è un po' diventa pesante. E quindi noi auguriamo loro di essere uniti a noi in questo momento di preghiera, perché possiamo lodare e ringraziare il Signore. Ecco, prima di donarci un momento di riflessione, volevo dire due cose. Ecco, prima di tutto, guardando questo video della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia del 2016, pensavo, sono solo 7 anni passati, incominciando dal volto del Papa, quando era diverso, no? Un po' più giovanile, e oggi con tutti i suoi acciacchi, con tutte le sue situazioni, ecco, cambia il volto, come ognuno di noi cambiamo il volto, diventiamo più anziani, e così, ecco, dobbiamo accogliere anche queste situazioni. Ma l'altra cosa che dobbiamo sempre ricordare, ecco, quel cammino da solo verso quell'ambiente dove c'è stata un'enorme sofferenza dell'umanità, quel cammino da solo che l'abbiamo visto anche in Piazza San Pietro, nel momento in cui ancora una volta questa umanità è stata sottoposta alla sofferenza. E noi ancora, purtroppo, stiamo assistendo a tanta altra sofferenza, la guerra, tutte quelle situazioni dove non c'è libertà. Pensiamo non soltanto che non c'è la libertà di religione, no? Di esprimersi, di poter lodare il Signore in un modo pubblico, ma anche dove non c'è la libertà neanche di poter dire il proprio pensiero, di poter dire anche, di poter cantare, di poter gioire, di potersi abbracciare, di poter manifestare le cose intime del proprio cuore. In tanti posti di questo nostro mondo si vive così. E noi questa sera, ecco, vogliamo pregare il Signore anche per queste situazioni. Quindi vogliamo mettere anche tante di queste intenzioni, no? Nella nostra preghiera, sapendo che il cuore di Dio è veramente grande, è immenso e accoglie tutti. E poi ancora un altro pensiero, ecco, voglio ringraziare Fra Pasquale e anche i miei confratelli che mi hanno un po' ingannato questa sera. Hanno detto no, andiamo verso la conclusione delle adorazioni e quindi devi fare tu. E io pensavo, ma il giovedì in genere ci sono sempre i frati giovani, no? Fra Pasquale, Fra Nicolino, Fra Italo, e che, insomma, ecco, già l'aspetto, dice, beh, porta un po' di gioia, un po' di serenità, no? E dice, alla conclusione si presenta questo anzianotto così. Poi ho pensato, ecco, l'anno scorso di questi tempi è incominciato il giubileo per la mia ordinazione sacerdotale, 50 anni, e concludevo proprio in questo mese. E poi ho pensato la delicatezza dei miei fratelli che hanno detto, dice, beh, concludi questo tempo di giubileo, questo tempo di grazia, e in più mi hanno affidato il compito di riflettere sulla misericordia. È una cosa straordinaria, fratelli e sorelle. Ecco, mi rivolgo soprattutto ai giovani che ci seguono. Penso alla mia esperienza. Quando si è giovani, forse si pensa molto di meno alla misericordia di Dio, no? Si è entusiasti, si pensa a tutto quello che il Signore ci fa fare, no? Che ci dà la possibilità di incontrare le persone, di agire, di lavorare, di realizzare progetti, tutte queste cose belle. E soprattutto credo che ci riferiamo a quell'amore grande, no? Che ci dà la forza, che ci dà l'entusiasmo di fare tante cose.
E poi quando ci avviciniamo così, insomma, gli anni passano, la forza, diciamo, anche fisica diminuisce, e allora io credo, almeno la mia esperienza, aumenta tantissimo il desiderio di guardare il cuore di Dio e di guardare la sua misericordia. E ripensando a tutti gli anni, a tutti i momenti, a tutte le situazioni che abbiamo vissuto, dobbiamo riconoscere che Lui è stato misericordioso. Lui ci ha tratto da tante situazioni che la nostra distrazione, ma soprattutto la nostra incapacità di riflessione, ci portava così ad andare, e invece Lui ci ha guidati, ci ha accompagnati e ci ha fatto sperimentare la sua bontà. E proprio verso la fine, no, della vita, quando ci avviamo verso la conclusione dei nostri giorni, ecco, dobbiamo riconoscere che Lui ancora ci accompagna. Mi ha fatto sempre piacere, no, sentire il racconto della maternità di Elisabetta, la mamma di Giovanni Battista. È un aspetto particolare, no, che loro pregavano, probabilmente Zaccaria e Elisabetta pregavano tanto il Signore che desse un figlio alla loro famiglia. Perché? Perché loro erano in quel desiderio di far parte di coloro che preparavano la venuta del Messia. E quando, ecco, Elisabetta divenne mamma, no, si trovò incinta e si nascose, dice il Vangelo, si ritirò in disparte, e dicendo, ringraziando il Signore. Ma poi, quando è nato Giovanni Battista, ecco la frase che tante persone andarono da lei e si complimentavano con loro, perché il Signore aveva manifestato a lei la sua misericordia, togliendo dalla sua vita quella vergogna che aveva di non poter essere mamma. Questo è bello, perché il Signore, ecco, ha tanta attenzione per ognuno di noi. Allora, la misericordia, che cosa possiamo dire della misericordia? Ci ricordiamo che proprio lo stesso nome, no? Miserere, cioè avere pietà con il cuore. E questa misericordia del cuore, qualche cosa che parte dall'intimo, ci deve portare a non chiuderci in noi stessi, no? Ecco, la compassione, la misericordia, tante volte possiamo pensarla, guardiamo qualcuno che soffre, guardiamo qualcuno che si trova in difficoltà e diciamo, poverino. E poi andiamo oltre, un po' come il sacerdote e il levita davanti a quell'uomo che era sulla strada tra Gerusalemme e Gerico, no? Che si imbatté nei ladroni. Poverino, e andiamo oltre. Invece la misericordia, cioè questa compassione che parte dal cuore, spinge necessariamente a intervenire per aiutare gli altri, in un modo o in un altro. E questa è la fantasia grande che noi dobbiamo avere, perché Gesù ci dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste. E com'è misericordioso il Padre nostro celeste? In un modo straordinario. Non si ferma solo a un gesto di misericordia, ma a quella infinita, quegli infiniti modi di intervenire, pensando, guardando e desiderando il bene di ognuno. E per ognuno c'è un gesto di delicatezza, di amore e di benevolenza. E però, ecco, quello che è infinito nel cuore di Dio, quello che è immenso e che è eterno, cioè da sempre e per sempre, noi l'abbiamo conosciuto soprattutto nella presenza di Gesù. Gesù è la manifestazione completa e totale della misericordia di Dio. Non è soltanto un gesto, è una vita, è una realizzazione, è qualche cosa di completo. E come Giovanni dice,
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, cioè fino all'impossibile, fino a quella fantasia grande e straordinaria che Gesù ha avuto, no, di lasciarci se stesso. No, quando si parte, quando si conclude la vita, no, qualcuno vuole lasciare un ricordo, no? Qualche oggetto, qualche cosa, e noi siamo fatti così perché siamo limitati, non possiamo donare noi stessi. E invece la fantasia di Gesù, che è stata quell'amore, è stato quell'amore completo, che cosa ha fatto? Proprio amando i suoi fino alla fine, ha lasciato se stesso, ha donato se stesso come cibo, come nutrimento, come forza, come vicinanza. E così è stato Dio, ci ha dato il Figlio suo come dono completo, totale. Non poteva fare di più Dio per noi e ci ha donato il suo Figlio. Questa è la manifestazione della misericordia sua. E sappiamo bene, nel Vangelo vediamo tutte quelle situazioni in cui Gesù manifesta questa misericordia. Sono tanto belle quelle espressioni, no? Sentì compassione della folla, perché li vedeva come, diciamo, un gregge senza pastore, no? E che cosa faceva? Questi due aspetti, che poi sono anche nei santi, l'aspetto spirituale insegnava loro e poi l'aspetto materiale dava loro da mangiare, la moltiplicazione dei pani, guariva, si avvicinava. Penso anche a quella situazione, no, della vedova di Nain, che portava il figlio a seppellire e lui sentì compassione e disse a quella donna: non piangere. E ridonò a lei il figlio, risuscitandolo. Come la compassione, come il dolore che ha sentito e quel pianto che ha avuto davanti alla tomba di Lazzaro. Ecco, pensiamo a tutti questi momenti che possiamo rivivere leggendo il Vangelo, vedendo tutto il comportamento di Gesù. Ma io credo la cosa più grande, più straordinaria, no, della compassione e della misericordia di Dio per noi, ci è stato manifestato anche attraverso delle rivelazioni. Penso alla rivelazione a Santa Faustina. In questo tempo noi facciamo la coroncina della Divina Misericordia, no? E ricordiamo l'esperienza di questa santa che ha comunicato in un modo profondo con Gesù e Gesù ha manifestato a lei la sua misericordia, l'amore misericordioso. E tanto che nella Chiesa oggi noi possiamo avere anche una festa, la domenica dopo Pasqua è la festa della Divina Misericordia, no? E c'è questa suora che è stata canonizzata. Ecco, però non ci riflettiamo abbastanza forse su questa misericordia, perché quando noi diciamo questa coroncina, che cosa diciamo? Quali sono le parole che diciamo, no, quando recitiamo la coroncina? Per la tua dolorosa, sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. La passione, cioè la morte di Gesù. Chi è che ha inflitto la morte a Gesù? Materialmente, gli esecutori materiali sono stati quegli uomini, i soldati di Roma, gli ebrei, ma i mandanti abitualmente siamo noi. Noi con i nostri cattivi pensieri, con le nostre cattive azioni, crocifiggiamo Gesù. Eppure chiediamo al Signore di avere misericordia e pietà di noi e del mondo intero per quella passione, quella morte di cui siamo noi gli autori. Nel preconio pasquale si dice: felice colpa che ha avuto un grande Redentore. Ecco, questo è il dono più grande, io credo, della misericordia di Dio. Il dono della vita del Figlio
per la nostra salvezza. Poteva manifestare in un modo diverso la sua misericordia, ma ha voluto farci capire che il suo amore è infinito e che questa misericordia si manifesta continuamente. Ecco, allora guardiamo alla misericordia di Dio, guardiamo alla misericordia di Gesù, accogliamola nella nostra vita, ma poi dobbiamo diventare anche noi misericordiosi, no? Nelle beatitudini abbiamo ascoltato: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. E allora, ecco, guardiamo, abbiamo davanti a noi tanti esempi, oltre Dio, oltre Gesù, la Madonna, lei è stata misericordiosa. E noi ci rivolgiamo a lei con la preghiera: Salve Regina, Madre di Misericordia. Ecco, quindi lei ci ha manifestato questa misericordia, questa attenzione a Cana, ad Elisabetta e soprattutto con gli apostoli in preghiera per il dono dello Spirito Santo. E poi voglio concludere pensando a Padre Pio. Padre Pio, uomo di misericordia veramente, e non per un momento, non per un gesto, ma continuamente. Non soltanto per i 50 anni che ha sofferto con Gesù sulla croce per la nostra salvezza, per la salvezza dell'umanità, ma da quando è diventato sacerdote e si è offerto vittima al Signore per la salvezza dell'umanità. Ma soprattutto, ecco, questi due aspetti che troviamo in Gesù, anche in Padre Pio. Lui è stato misericordioso per il cuore, per l'anima delle persone attraverso la confessione ed è stato e continua ad essere misericordioso per coloro che soffrono, no? Pensiamo a Casa Sollievo della Sofferenza, ma pensiamo a tante opere che si realizzano anche in nome di Padre Pio, i centri, pensiamo ad altre situazioni. E allora, ecco, abbiamo tanti buoni esempi davanti a noi. Quello che dobbiamo sempre ricordare, no? Quello che Gesù dice a conclusione della parabola del buon samaritano: va e fa anche tu lo stesso. Sii prossimo di coloro che vivono situazioni di difficoltà. Questo auguro a me, ai miei confratelli, auguro a tutti quanti voi qui presenti e auguro anche a tutti questi nostri amici che ci seguono attraverso Padre Pio TV. La Vergine Santa, San Giuseppe e Padre Pio ci aiutino ad essere veramente, secondo il cuore di Dio, a somigliare a Lui per tante cose, ma soprattutto per la sua misericordia. Amen.